pronta per il treno azzurro? Certo, sempre pronta per il nostro segretario Tajani e per Forza Italia. Tajani sta discutendo sempre di più con Salvini, è notato. Sì, va bene. Ci sarà un rimpasto, ci sarà un rimpasto di governo, ci sarà un rimpasto anche nelle varie regioni. Una Forza Italia che in alta velocità punta a sorpassare la Lega? No, puntiamo a prendere il maggior numero possibile di consensi e occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Liz Schlein. Questo treno supererà la Lega? Ma guardi, non è tanto importante che il treno superi la Lega, l'importante è che il treno viaggi. Ma parliamo della Lega che la sta Lega con sta le penne. In un gruppo in cui per esempio adesso hanno cacciato i nazisti, noi diciamo da tempo, perché state con i nazisti? Poi c'è la Le Pen è contro l'Europa, è contro la NATO, quindi il tema io lo ribalto, come fa a voler governare l'Europa uno che è contro l'Europa? Sarebbe come uno sta sul treno e dice sono allergico al treno. Quando arrivi così ti tengo al posto. Il Sud lo dimentica come veniva chiamato Salvini. La Lega ha cercato di rientrare a gioco con una campagna elettorale tutta incentrata su di noi, ma Salvini non può immaginare di andare sopra Forza Italia. Qui al Sud lo quadruplichiamo, forse anche di più. C'è una competizione elettorale che vede una posizione chiarissima da sempre di Forza Italia. Forza Italia fa parte del Partito Popolare, la Lega no. Ma noi siamo un partito moderato, determinato ma moderato. Soprattutto in Europa magari abbiamo visioni diverse. Visioni dell'Europa diverse all'interno dello stesso governo, forse in questo periodo storico più che mai non è un dettaglio. No, ha ragione. Non voglio sottovalutare il tema che esiste. È ovvio che per noi, diciamo, l'alleanza per definizione migliore sarebbe Partito Popolare Europeo, Conservatori e Liberali. Dobbiamo aspettare che si chiudano le urne e fare i conti. Ma certamente non vi allerete con Le Pen. Guardi, no, no, no. Saremo leali nei confronti di Fratelli d'Italia, saremo leali nei confronti della Lega, ma saremo differenti, distinti, perché noi siamo Forza Italia. Tanto lo sai che ti aspetto. Massimo De Manzoni, riparto da te. E poi che succede se Forza Italia sorprende?